Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere come riutilizzare i vecchi floppy. Allora, oltre ai floppy ci servono delle fascette, meglio proprio se sottili, e queste le potete trovare anche all'interno dei centri commerciali o comunque da qualche ferramenta, una forbice e qualche decoro. Allora, prendiamo i nostri floppy, io li utilizzo diciamo da questa parte, non da questa, diciamo, perché ci sono gli adesivi, quindi non sarebbe bello da vedere. Ok, sblocco in modo tale da avere il buchino i miei floppy e unisco tra di loro . Cerco quindi di formare un angolo, stringo, ok, la stessa cosa faccio per gli altri floppy. Ok, una volta stretto tagliamo la fascetta in più. Ovviamente utilizziamo delle forbici e andiamo a tagliare proprio vicino vicino. Uno, due, lungo, tre, e quattro. Allora, poiché comunque rimangono abbastanza mobili, cosa faccio? Andrò sempre a utilizzare questi fori che però sono chiusi, quindi li andrò ad aprire uno a uno. Io in questo caso mi aiuto con qualcosa di appuntito. Una volta che ho aperto, in questo caso ho utilizzato la punta delle forbici, ho aperto i miei fori, utilizzo altre quattro fascette e proseguo, diciamo, come ho fatto prima. Inserisco la mia fascetta, tiro e taglio la parte in più. Ok, una volta ritagliate tutte le nostre fascette, possiamo utilizzare un altro floppy come base, in questo caso incollarlo o metterci comunque un cartoncino, in modo tale che creiamo la nostra base. Lo decoro, in questo caso io utilizzo degli adesivi di Hello Kitty. Voilà. Okay, lo decoro e poi sarà pronto per mettere le mie penne. Ecco qui la mia scatolina, io in questo caso la sto utilizzando per come portapenne, ma voi ovviamente potete metterci quello che vi piace. Io vi saluto, spero di esservi stata utile, un bacione, ciao!